Itinero è il festival del cibo di strada itinerante e dopo il successo di San Giovanni in Persiceto a ottobre 2017 abbiamo deciso di ritornare in questo comune che ci ha accolto con grande affetto ad ottobre 2018, ma prima ancora abbiamo deciso di fare tappa a San Matteo della Decima nel Parco Sacenti. Abbiamo a disposizione 15 track con diverse tipicità italiane, 17 birre artigianali e un track dedicato ai cocktail e due dolci. E siamo fieri di aver potuto partecipare a questa tappa anche noi, siamo contenti del successo anche di questa tappa e vi aspettiamo per tutte le nostre prossime tappe. Seguiteci su pagina Facebook Itinero per tutte le pro nostre prossime novità. Grazie. Io sono Alex, buongiorno. Siamo qui a Itinero tramite il Birrebus, il rappresentante della birra di classe Loris. E niente, abbiamo fatto la collaborazione con Accademia del Bar, che è una scuola di formazione a Bologna, e vorremmo girare tutti gli itinero per presentare i nostri drink appunto al pubblico di tutta Italia. I drink che va più di moda quest'anno e diciamo anche negli anni passati è il Moscow Mule, perché con la scoperta dello Zenzero, insomma, si è scoperto questo grande classico Moscow Mule, e noi lo presentiamo in altre due forme, uno col rum scuro e uno col tequila. Viene fatto con, allora, quello classico, è fatto con vodka, succo di lime, ginger beer. E invece noi lo proponiamo con rum scuro, lime e ginger beer, e l'altro col tequila, Mexican on the rocks, che è sempre tequila, lime e ginger beer con la ginger beer fatta da noi. Tutti i nostri prodotti sono fatti homemade, quindi fatti da noi, e quindi sì, la qualità è molto alta del prodotto. Salve a tutti, siamo Salento Street Food e siamo qui a Decima con Itinero per questo evento. E noi facciamo le tipiche pittule pugliesi che si possono mangiare sia dolci che salate, e poi le nostre patate novelle cotte con vincotto balsamico e rosmarino, che è una nostra specialità che portiamo in giro ormai da 4 anni e riscuotono abbastanza successo. Le pittule le facciamo al momento utilizzando quello che noi abbiamo chiamato sparapittule, è un marchingegno, chiamiamolo così, che abbiamo adattato per fare le pittule, che appunto sono tipiche pugliesi, e ci vuole pochissimo di cottura, 2-3 minuti, mentre le patate le cuciniamo nel pentole e hanno circa un 20 minuti di cottura. Ciao, io sono Ivano di Tigellone on the Road e siamo in giro già a portare la tigiara per strada già da 3 anni, e abbiamo la regina, che è la crudo scocquerone rucola, che è la classica emiliana, e il crudo di Norcia, però non è di Parma, è lavorato col ginepro, e la tradizionale, che è una delle più, diciamo, ricercate, col pesto di lardo, la conza modenese, le scaglie di parmigiano. La vera umbra è una porchetta umbra, sempre sorella del crudo di Norcia. Abbiamo l'impasto vegano, quindi possiamo fare anche una scelta vegana, senza latte e senza strutto nell'impasto, e poi possiamo accomodarla anche dolce, con Nutella, granella di noci, cocco. La vera tigella, beh, la tigella per eccellenza è questa, col pesto di lardo e le scaglie di parmigiano, che è la classica modenese tradizionale. Beh, noi facciamo l'impasto con acqua, olio, farina, sale e lievito, quindi tralasciando lo strutto e il latte, che invece nella tradizionalità della tigella modenese sono presenti. È un impasto un po' particolare che portiamo per strada.